La vera dieta mediterranea in generale è una buona scelta a confronto di molte altre diete, ma appunto ricordiamoci che stiamo parlando di una vera dieta mediterranea. In realtà quasi tutti noi pensiamo di seguire una vera dieta mediterranea, ma in realtà la confondiamo con una dieta ricca di pasta, pane, pizza, molti formaggi, molta carne e poche verdure e legumi. Ricordiamoci poi che gli effetti sulla salute, secondo molti studi, sono limitati. Ad esempio, il rischio di malattie e mortalità è ridotto di solo il 10% e in base a una meta-analisi del 2010, la dieta mediterranea permette una riduzione del rischio di morte generale dell'8%, una riduzione del rischio per malattie cardiovascolari del 10%, del 6% per i tumori e del 13% per le malattie neurodegenerative. Quindi non sono trascurabili, ma se noi confrontiamo questi effetti con quelli potenziali dell'abbinamento di dieta della longevità giornaliera e dieta prima digiuno periodica di cui abbiamo parlato e di cui parleremo, in base agli studi sappiamo che con la dieta possiamo ridurre diverse malattie con un effetto che va oltre il 10%, e quindi è importante parlare sempre meno di dieta mediterranea e più di diete precise associate alla sana longevità. Per esempio, sappiamo che una particolare dieta ipocalorica può ridurre del 100% il diabete, del 50% il cancro e le malattie cardiovascolari, e questo è stato visto per ora nelle scimmie. Una dieta con bassi livelli di proteine è invece associata a una riduzione del rischio di tumori e di mortalità di tutte le cause di oltre il 50%, e questo è stato visto negli uomini e nelle persone. La dieta della longevità mantiene molti degli elementi fondamentali della dieta mediterranea, ma ne aggiunge altri. E vediamo però quali sono le principali differenze. Innanzitutto l'utilizzo del formaggio, che nella dieta mediterranea è moderato, mentre nella dieta della longevità non è raccomandato se non dopo i 65-70 anni. E così come altri latticini, come ad esempio lo yogurt, mentre il latte non viene proprio consigliato nella dieta della longevità e nella dieta mediterranea in realtà. Il suo utilizzo è raccomandato e moderato. Altre differenze sono appunto, come dicevamo prima, anche la carne, perché nella dieta mediterranea è presente una piccola quantità, mentre nella dieta della longevità non è affatto consigliata se non in rarissimi casi oppure in persone dopo i 65-70 anni. Lo stesso discorso vale per le uova e poi c'è un'altra fondamentale differenza che è il digiuno notturno, il digiuno diciamo quello che viene chiamato la restrizione oraria dei pasti. Non ci sono raccomandazioni nella dieta mediterranea, mentre nella dieta della longevità si incoraggia a rispettare un digiuno di 12 ore tra la cena e la colazione. Quindi se per esempio finiamo di mangiare alle 9 di sera, dovremmo aspettare a fare colazione alle 9 di mattina. Io con questo vi saluto e vi aspetto alla prossima pillola per parlare di cibo biologico.